Grande successo lo scorso 13 aprile a Strasburgo per la dieta mediterranea per l'agricoltura e l'industria alimentare italiana. In tale occasione la Commissione europea è stata invitata a riesaminare dall'Assemblea degli Eurodeputati la base scientifica, l'utilità e la fattibilità dei claims nutrizionali e salutistici, indirizzando il Parlamento a bocciare il sistema dei profili nutrizionali. Profili che innanzitutto non hanno un vero fondamento scientifico, costituendo in questo modo un tentativo di classificare i singoli alimenti a seconda della loro composizione nutrizionale data dal contenuto di sale, zucchero e grassi. Già nel 2008 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riconosciuto i limiti scientifici del ricorso dei profili nutrizionali, in quanto non tengono conto dei cambiamenti nutrizionali che ad esempio si verificano durante la cottura. Inoltre, da un punto di vista economico, le soglie stabilite da eventuali profili nutrizionali sarebbero suscettibili a cambiamenti distorsivi sulle competitività dei settori della filiera agroalimentare. Infatti, il concetto di profili nutrizionali creerebbe di fatto una lista di cibi buoni e cattivi, fornendo così una giustificazione sull'imposizione di tasse supplementari o di altre forme di restrizione per tutti quegli alimenti che non rientrano nei parametri stabiliti dai profili nutrizionali. Infine, da un punto di vista giuridico, con il nuovo regolamento europeo i cittadini trovano già sull'etichetta dei vari prodotti tutte le informazioni per poter compiere scelte d'acquisto responsabili. In questo modo i profili nutrizionali risultano superati. Questi i principali motivi per i quali il Parlamento europeo ha deciso di abolire il concetto di profili nutrizionali.